Le Dolomiti mi accompagnano fin da quando ero bambino. Le guardavo durante le mie estati d'infanzia. Sembravano vegliare su di me come dei giganti aspri ma buoni. La Marmolada, comunque in alta montagna, è molto più spigolosa, è dura, è difficile. Tutto ciò che succede è estremizzato. Quando fa freddo, fa freddo. Quando fa caldo, fa caldo. Quando tira vento, ma no, una brezza. È proprio tutto portato all'estremo. Queste montagne mi hanno insegnato a camminare e ora è arrivato il momento di restituire loro una voce. Certamente il cambiamento climatico, così come il riscaldamento globale, lo dice la parola stessa, è un fenomeno che sta avvenendo su scala planetaria, però non sta avvenendo in maniera omogenea. Il Mediterraneo dunque è una zona particolarmente vulnerabile, lo è quindi l'Italia e lo è anche l'arco alpino, che è considerato un hotspot dell'hotspot, perché è ancora più vulnerabile rispetto all'area del Mediterraneo tutta. Raccontare a tutti quello che ci danno. Cosa avevamo noi? Avevamo un grande e importante serbatoio di acqua che non si vedeva, perché era un serbatoio nivale, cioè una quantità di neve sui nostri ghiacciai e sulle nostre Alpi, che ci permetteva di continuare a non accorgerci di quello che stava succedendo, perché noi non abbiamo mai conosciuto la mancanza dell'acqua in quei territori. E che rischiamo di perdere. Il ghiacciaio principale della Marmolada attualmente ha una superficie intorno ai 150 ettari più o meno. Agli inizi del secolo scorso la superficie era sui 320-330 ettari, quindi diciamo che all'incirca in 100 anni il ghiacciaio si è ritirato come superficie di un 55-60% grosso modo, e la riduzione volumetrica è stata anche più ampia. Io ero dentro in capanna, ho sentito un boato. Eravamo io e altre persone e siamo usciti di corsa perché pensavamo che c'era un terremoto. Allora siamo andati via la croce e abbiamo visto l'ultimo pezzo di tutto il ghiaccio che andava giù. Io sono Enrico Brizzi e questo è L'Ultimo Cristallo, un podcast di Cora Media in collaborazione con il gruppo ERA.